altri ragazzi stanno facendo diverse iniziative sul territorio di carattere culturale, adesso ce n'è un'altra ad Ascoli Piceno, sulle nuove tecnologie, il marketing e la valorizzazione del territorio, quindi anche in tema, peccato che si sono sovrapposte queste iniziative. E, ecco, è un'associazione che fortunatamente è nata molto tranquillamente, spontaneamente, perché i ragazzi si sono ritrovati, si sono rincontrati dopo magari un lungo percorso di studi, anche esperienze fuori, all'estero, hanno detto, hanno visto che ci sono molte cose belle che si possono fare e hanno deciso poi di dire perché non farle sul nostro territorio, perché valorizzare altri territori quando si possono anche valorizzare i territori nostri, o le tecnologie o altri settori che per cui hanno studiato. E faccio i complimenti a Nazareno per l'iniziativa che è stata realizzata molto bene e per i relatori che hanno partecipato, e spero che ci siano altri ragazzi che prendono l'iniziativa di diffondere quello che poi hanno preso dai professori, dall'università e da anni di studio, per dare informazioni proprio alla gente, per far conoscere problematiche o magari smentire, come parlerà poi dopo il professore, su cose che si sono diffuse che non sono neanche vere. Perché questo porta a un miglioramento sociale, quindi un miglioramento di tutti quanti, un beneficio per tutti. Grazie per la partecipazione e grazie a te. Grazie. Io adesso lascio la parola a Mario Marconi, che ci affronterà il problema, cioè che ci illustrerà le varie problematiche che sono legate alla vivera con il rapporto umano, che spesso ci sono molte, ahimè, errate credenze metropolitane. Grazie. Intanto volevo ringraziare i presenti, volevo ringraziare... Volevo solo ricordare qualcuno che non si è se non si è iscritto al convegno di dare il nominativo, di firmare l'iscrizione al convegno. Grazie. Allora, volevo iniziare Nazareno Polini perché mi ha chiamato a parlare di questo argomento così delicato, anche curioso, che sicuramente suscita molte domande. Recentemente sono stato in una scuola media provincia di Ascoli, sono stato letteralmente assediato dagli studenti con notevole sorpresa degli insegnanti, che si sono meravigliati di come questo argomento potesse veramente calamitare l'attenzione degli studenti, diciamo, come dire, abbastanza della fascia turbolenta, quella completata dagli 11 ai 14 anni. E, però sicuramente è un tema che affascina. Io ebbi la fortuna parecchi anni fa, ormai 14 anni fa, di conoscere Ezio Torta, che era il programmista di un programma molto di gran successo come il pianeta degli animali. E se torna mi diceva, se vogliamo tirare su gli ascolti mandiamo su un documentario sui serpenti, sicuramente l'attenzione del pubblico viene calamitata, da un punto di vista strettamente legato all'auditel, legato all'audience, perché nonostante che ci siano, diciamo, dei forti sentimenti di imprezzo, di repulsione, aggiungo io, immotivati, l'argomento serpenti, in particolare l'argomento serpenti velenosi, è particolarmente attraente anche per chi ha, come dire, questo timore reverenziale nei confronti di questi, nei confronti di questi rettili. E la mia chiacchierata sarà una chiacchierata sicuramente
di taglio meno scientifico, quindi anche un po' più leggera se volete, e invece con un taglio più socioculturale, come accennava appunto Nazareno Polito. Il fatto che ci siano tutta questa gran massa di credenze attorno a quelle quattro banalissime specie di serpenti velenosi che ci sono in Italia, due nelle Marche, ci dà un pochettino il taglio di come noi non siamo abituati a confrontarci, a relazionarci con questi animali. Si può osservare per esempio che altri popoli, come per esempio gli indiani, che hanno un gran numero di serpenti velenosi nella loro fauna, gli australiani, che contano 24 specie di serpenti mortali e 52 specie altamente pericolose per l'uomo, non abbiano questi problemi. Per loro è un fatto reale, continuo, quotidiano, specialmente per chi lavora, per chi ha l'abitudine di praticare i terreni selvaggi, di confrontarsi con queste specie pericolose. Per cui ci sono pochissime leggende metropolitane e molti fatti, molta realtà. Io voglio cercare un attimino di scremare tutte quelle che sono vecchie credenze, anche vecchie usanze per quanto riguarda, non so, i rimedi contro il morso, cosa fare, cosa non fare, per affrontare realmente quello che è il problema vipera, cioè un problema veramente piccolo, che però ha creato negli anni un problema grande, che è quello della conservazione, perché come hanno accennato anche gli altri datori, una vipera nel momento in cui si confronta con l'uomo c'è poco da fare, c'è la possibilità ma si ammazza. Il problema principale è questo: si tratta ancora oggi di informazioni corrette? Questo è un sito che riguarda l'escursionismo. Ancora oggi vanno in giro delle storie del tipo che i parti delle vipere possono avvenire sopra i cespugli e sopra gli alberi. Un classico, cioè la vipera che sale sugli alberi e va a partorire lassù. Quando noi sappiamo che un cucciolo di una vipera è lungo circa 9-11 cm, se cade da questa altezza si può assolutamente fratturare un buon numero di vertebre e quindi rimanere paralizzato. Quindi già queste cose, insomma. Oppure, ecco, bastano informazioni assolutamente scorrette anche da un punto di vista biologico, di indole vite lenta nei movimenti, 12 miglia di una parzialmente, però particolarmente aggressiva quando si occupa della sua prole, come se la vipera fosse un animale che esercita cure parentali nei confronti della prole. No, la vipera, come sappiamo tutti, deve il suo nome alla contrazione di vivipara, proprio perché partorisce direttamente figli perfettamente formati e autonomi, che vengono assolutamente lasciati in balia del loro destino dalla mamma. Quindi la mamma non esercita nessun tipo di cure parentali. Pensiamo un po' se diventa particolarmente aggressiva, un orso può diventare particolarmente aggressivo perché ha una cura parentale molto lunga nei confronti del suo piccolo, non ha vita, no, nessuno. Eppure qui siamo nel 2010, ci fanno dei siti e ancora riportano questi grossolani errori che sono dovuti a che cosa? Fondamentalmente a un'ignoranza, a una non conoscenza di quelle che sono le reali caratteristiche biologiche di questo animale. Anche qui queste informazioni sono scorrette, diciamo, a tutti i livelli, anche dal punto di vista medico. A me molte volte i medici hanno chiesto: ma è vero che la vipera quando morde? Assolutamente, questa
questa immagine che va girando per